Che ne pensate di questo quadro astratto? Insolito, vero? Ma se proviamo ad animarlo, scopriremo qualcosa di ancora più insolito. Un cane bello come un'opera d'arte, dall'aspetto unico al mondo, ma soprattutto dolce, simpaticissimo, tutto da scoprire. Proviamo a capire insieme chi è il pastore bergamasco. Questa è una razza italiana, di cui il suo paese dovrebbe andare particolarmente fiero. Invece in patria è poco conosciuto e diffuso. La ragione va ricercata in questo mantello, esagerato. Splendido da guardare, ma un po' preoccupante per chi pensa di doverlo accudire e toelettare. In realtà la preoccupazione è fuori luogo, perché non c'è proprio nulla da toelettare. Il pelo del bergamasco non va neppure toccato, anche perché sarebbe quasi impossibile infilare qui dentro spazzole o pettini. Il cane va semplicemente lavato quando è sporco. Per il resto deve restare assolutamente naturale. Questa era la prima cosa importante da sapere per togliere di torno un diffuso pregiudizio. Ma quelle che riguardano il pelo purtroppo non sono le uniche preoccupazioni in tema di bergamaschi. Un'altra diceria lo vorrebbe nervoso e talora aggressivo. Noi rispondiamo con queste immagini, precisando che i bambini non avevano mai visto prima i cani che li circondano, e viceversa. Il pastore bergamasco, come dice il suo stesso nome, è un antico cane da gregge. Questa razza era inizialmente diffusa lungo tutto l'arco alpino, ma poi finì per stabilirsi appunto nella zona del bergamasco. I cani conduttori hanno stabilito un legame strettissimo con l'uomo, perché dovevano lavorare ai suoi ordini. Non solo. Per guidare efficacemente il gregge o le mucche, perché molti conduttori, bergamasco compreso, erano impiegati anche come bovari, questi cani dovevano mantenere un alto istinto predatorio e avere comportamenti simili a quello del lupo. Nessun cane conduttore si permette di prendere iniziative in proprio. Lui attende sempre e solo l'ordine del padrone, perché nell'uomo i cani conduttori riconoscono il capobranco. Ecco perché il nostro pastore bergamasco ha un carattere totalmente diverso dal connazionale maremmano abruzzese. Quest'ultimo è un cane indipendente, difficilmente addestrabile. Il bergamasco, al contrario, è un cane fortemente gerarchico. La vita in branco per lui è assolutamente naturale. E infatti qui vediamo molti cani, anche dello stesso sesso, che convivono senza problemi. Cosa ancor più importante, il bergamasco è un cane docile e facilmente addestrabile, adattissimo alla vita familiare e al rapporto con i bambini. I cani, si sa, non sono mai tutti uguali, neanche all'interno della stessa razza, e le differenze sono dovute essenzialmente a due fattori, la genetica e i metodi educativi. Il comportamento è esemplare per attenzione, riflessione ed equilibrio. Le sue capacità di apprendere e di decidere, unite a moderazione e pazienza, ne fanno un ottimo cane da guardia e da compagnia, idoneo agli impieghi più svariati. I cuccioli di pastore bergamasco non nascono certamente coi bioccoli. Ecco come si presentano a 4 settimane di vita. Come si comporta un vero pastore bergamasco di fronte ad un estraneo? Al suo arrivo, da buon cane da guardia, verrà ad abbaiare al cancello. È il suo mestiere ed è assolutamente giusto che lo faccia. Se poi l'estraneo entra nel suo territorio con il permesso del padrone, non mostrerà paura. Per questo motivo, ancora oggi, il pastore bergamasco tende a legarsi ad una sola persona, quella che elegge a suo capo, a sua guida, a suo dio personale. Al resto della famiglia si affeziona moltissimo, ma non ha per loro la stessa adorazione che riserva al padrone. Questa razza è realmente nata per seguire il padrone, per esserne l'ombra fedele e divenire in pratica ciò che lui desidera. Perché lui non è solo un cane bellissimo, è soprattutto un compagno e un amico. Come tutti gli amici, a volte può indispettire un po', ma come un vero amico può anche dare un sapore diverso alla nostra vita.